Scoperti dalla Guardia di Finanza quasi 3 milioni di euro evasi da quattro strutture sportive con sede a Pedara, via Grande a Cicastello, che sotto la veste formale di associazione dilettantistica, quindi senza alcun guadagno dichiarato al fisco, celavano invece vere e proprie imprese commerciali che offrivano agli sportivi corsi di ogni tipo, soprattutto pallavolo, calcio, nuoto e fitness. Dai controlli è emerso che tutti i frequentatori dei circoli sportivi, senza averne mai fatto domanda, figuravano inconsapevolmente come soci dell'associazione sportiva. Con questa falsa attestazione, le quote da loro versate, annuali o mensili, venivano fisicamente considerate come contributi e dunque illegalmente non tassati. Inoltre, le palestre controllate ottenevano importanti guadagni dalle sponsorizzazioni rese a favore di diverse imprese della provincia di Catania, che versavano nelle casse degli enti somme consistenti, soprattutto per l'affissione di striscioni pubblicitari all'interno delle strutture sportive per l'utilizzo da parte degli atleti di capi di abbigliamento, magliette e pantaloncini recanti i loro loghi. Sulla base degli elementi raccolti, le Fiamme Gialle hanno disconosciuto tutti i vantaggi fiscali di cui le associazioni avevano indebitamente beneficiato dal 2012. I relativi volumi d'affari, pari complessivamente a oltre 2.800.000 euro, sono stati sottoposti alla tassazione ordinaria prevista dalla legge per le imprese commerciali. Per le violazioni riscontrate, gli amministratori delle palestre sono stati segnalati all'Agenzia delle Entrate per il recupero di oltre 900.000 euro di imposte non dichiarate al fisco, tra dirette e IVA, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni tributarie.